Bichat, quasi nessuno sapeva che era guarito da poco da una grave malattia e che non avrebbe mai dovuto salire sul ring. Gli esperti lo cominciarono a capire all'ottavo assalto. Più si sviluppano le azioni, è sempre più evidente che Carnera atterrerà Shah. Sono due uomini al crocevia della loro carriera. Il destino aveva riservato all'italiano la vittoria, ma una dolorosa vittoria. Destino, o non piuttosto la potenza del pugno e una maggiore resistenza fisica. Per 9, 10, 11 terribili round, il coraggioso Shah tiene testa all'avversario. Poi il fatale sinistro. Shah va a terra per sempre. La folla all'uscita dello stadio apprenderà dalle edizioni straordinarie dei giornali che Shah si era battuto per l'ultima volta ed era stato raccolto morente davanti ai suoi occhi ignari. Il popolo americano si commosse quando seppe del sincero dolore che Carnera provò per la tragica fine del povero Shah. Carnera, il super massimo, arrivò da padrone al campionato del mondo. Eccolo, agli inizi della sua carriera in America, mentre si allena davanti agli occhi del suo primo manager, Leon C. In una delle sue prime battaglie a Omaha, incontra il negro Wright, uno dei più temibili incassatori d'America. Un rapido scambio di colpi a mezza distanza prima della fase decisiva. E al terzo round, Carnera attacca a fondo. Attacca l'avversario. Lo martella di colpi e poi lo scaraventa fuori del quadrato. Si vede che è un debole dei latini quello di mandare gli avversari fuori del ring. L'arbitro, secondo il regolamento, conterà fino a 20. Il negro si riprende, risale sul quadrato, ma dopo pochi secondi un micidiale destro di Carnera lo invierà nel regno dei sogni. Qualche tempo dopo, a Detroit, il colosso italiano sale sul ring contro Christianer, un pugilatore che non ha mai conosciuto il fuori combattimento. Lo conoscerà contro Carnera. Dopo tre round, Christianer va al tappeto per il conto totale e la stella del pugile friulano brilla sempre di più. Carnera, già campione del mondo, ritornare in Italia. Applausi a Genova. A Roma, altra grande manifestazione di simpatia. Carnera si muove a disagio, grosso, alto, impacciato come un orso in mezzo ai suoni. Sembra che dica: ma si può sapere che volete da me? Poi si presenta al balcone dell'albergo e saluta. Di strada ne ha fatta, da quando un vecchio peso massimo, Paul Journet, lo scovolge. Di finale, vedrà di fronte il...